testando questi prodotti di Hello Body che mi ha mandato, che ha creato la nuova linea Cara. E non mi hanno chiesto di fare questo video, solo delle storie, però vabbè, da che ci sono vi faccio un attimo vedere. Sono arrivata settimana scorsa, oggi è lunedì, voi che state guardando il video, ma sono arrivati tipo mercoledì o giovedì e li ho usati tutto il weekend. Quindi, insomma, mi sto trovando bene. Cioè, ci sta. Il profumo è buonissimo. Allora, a me ricorda yogurt alla crema, per Brian mascarpone, vabbè. Però la cosa figa sono i dischetti riutilizzabili e questa è già la terza volta che lo uso a casa mia. Ne ho un altro perché ce n'è una serie nel sacchetto e si lavano perfettamente. Vedete, questo ancora è rimasto chiaro, mi sono struccata ieri sera. Poi basta lavarlo sott'acqua e un po' di sapone anche. Comunque adesso mi do solo il tonico perché ovviamente lo struccante non mi serve perché l'ho tirato fuori, e poi c'ho anche la crema. Comunque, se poi guardate le mie storie nei prossimi giorni e spiego per bene come sono fatti e insomma tutto quanto per darvi qualche indicazione in più e poi perché ho un codice sconto che mi hanno dato, però non ve lo lascio ancora qua perché voglio darvi per bene tutte le info. Quindi guardate, seguitemi su Instagram e per chi non mi segue su Instagram, magari per chi non ha Instagram, comunque ne parlerò magari anche qua su YouTube se siete interessati, ecco. Fatemi sapere solo se siete interessati. Votate qua. Ieri sera abbiamo mangiato la pizza perché eravamo un sacco stanchi e siamo andati ad arrampicata verso le 9:30, no, verso le 10, perché ci andiamo la sera più tardi perché Brian chiude il bar verso le 6 il venerdì, gli altri giorni va via più tardi, quindi comunque ci andiamo tardi, arrampicata. E, oppure comunque ci andiamo nel weekend. Solitamente ci andiamo il sabato, oggi sabato mattina, ma proprio questa settimana abbiamo cambiato, ci andiamo domani mattina. Quindi domani mattina vi porto un attimo con me in palestra ad arrampicata, che vi faccio vedere un po' i miglioramenti, perché qua su YouTube non condivido tanto, a parte un video che ho fatto tempo fa, invece su Instagram tantissimo metto dei percorsi che faccio, di come pian piano sto migliorando, anche il fisico è cambiato molto. Vabbè. Adesso mi portate dietro lo smalto, ve lo danno ieri sera per essere presentabile nel video stamattina. E comunque adesso mi preparo la colazione e prima mi è capitato di vedere una storia su Instagram di una ragazza che diceva, rispondeva a una domanda, cosa mangi dopo, il giorno dopo che hai mangiato la pizza? A colazione, così lei fa, mangio tranquillamente, mi ascolto, comunque un po' ridotto, penso i carboidrati, non ha specificato le dosi a pranzo e cena, non lo so. E mi chiedo, ma perché? Cioè, se ti hai riempito talmente tanto con la pizza che sei nauseato il giorno dopo, che può succedere, io mangio lo stesso comunque, ok, ma perché ridurre se comunque... Io adesso sono a posto, ieri sera ho mangiato la pizza, non l'ho mangiata tutta perché ero veramente senza forze ieri sera, cioè non riuscivo ad alzare le braccia per mangiare, mi veniva proprio una stanchezza assurda, quindi comunque non ero tanto invogliata a continuare a mangiare, comunque mi è rimasta una fetta, cioè non è che chissà che cosa, e l'ha finita Brian, vabbè. Però stamattina sì, non è che ho i crampi dalla fame, però ho voglia di mangiare, cioè mi fa piacere fare colazione. Però cioè non mi passa proprio per la mente di ridurre la mangiare la pizza, che ho mangiato 3 pizze, che così in quel caso magari 6, ma perché sei veramente pieno e ci sta che comunque sei pieno anche magari un po' il giorno dopo e mangi più tranquillamente, un po' di meno, che ne so, ma perché il tuo corpo te lo dice, non credo che per una pizza, mamma mia, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, adesso faccio un po' di albumi in padella strapazzati e non sono al massimo, però vabbè, ci sta, che ci metto del miele dopo per comunque migliorare il sapore. Spesso mi chiedete come nascondere il sapore degli albumi, non vi so dire sinceramente perché comunque a me piace, cioè è un sapore abbastanza neutro, però ecco, se ci mettete miele, cioccolato sciolto sopra sicuramente si maschera un po' il sapore. Allora, qui abbiamo l'albume strapazzato, ci ho messo un pezzetto di, qualche pezzetto di cioccolato fondente, poi ci metto un po' di miele. Qui abbiamo le fette biscottate che si sono frantumate per bene, vabbè. E qui c'è un po' di latte con orzo e caffè solubile
e dove ci vado appunto a mettere un po' le fette biscottate. Allora, Ma dai, è dai, tutto dai, buono. troppo! Troppo! C'è Brian che sta sclerando perché siamo stati in fila che devo prendere le scarpe da pittarello e la cassiera ci metteva una vita, parlava con tutti e andava avanti. Comunque, non da pittarello ma da Upim ho preso, aiuto, delle calze perché mi sono sbragate quelle che ho addosso. Ho preso questo ombrettino qua, il marchio è IB Cosmetics. Mai sentito, costato anche 2,90, è tipo un ombretto rosato color carne da, oddio, non sono inquadrata, che mi piace mettere un po' negli occhi, una cosa leggera. Comunque adesso stiamo andando a casa di amici perché il nostro amico cuoco ha fatto le lasagne e ce le porta. Buongiorno e buona domenica. Sì, abbiamo fatto un piccolo salto temporale perché ieri alla fine non ho ripreso tanto della giornata. Siamo stati praticamente da mezzogiorno e mezza fino alle 9 di sera con i nostri amici. Succede sempre così il weekend. Andiamo bene, si inizia a chiacchierare, soprattutto poi se andiamo all'ora di pranzo, proprio lì il tempo ci vola. Comunque abbiamo mangiato lasagne, mi sono scordata di riprendere, che hanno fatto due nostri amici che erano lì. Le hanno fatte ieri sera, erano veramente wow. Mangiate due fette, Brian se ne mangiate cinque. Infatti poi la sera non abbiamo cenato, cioè io ho mangiato questa cosa che vi faccio vedere adesso. Ho mangiato un pochino di tofu e delle verdure, un pochino di parmigiano sopra. Mi era venuta fame, però erano le 11 quando ho mangiato, vabbè. Comunque, dopo le lasagne abbiamo mangiato anche un po' di pasticcini, come avete visto nelle clip. Li abbiamo comprati insomma, in un posto a Bologna, perché è di Bologna, sicuramente lo conosce, la pasticceria del Meraville. E niente, poi il pomeriggio siamo stati al parco vicino a casa dei nostri amici, abbiamo giocato a pallavolo e abbiamo fatto un po' di giochi lì stupidi, niente, siamo stati bene. Devo dire che sono ancora belle giornate, ci voleva proprio andare fuori a giocare. Secondo me queste sono le temperature perfette, dovrebbero esserci sempre. Non è troppo caldo, non è troppo freddo. Contate che ieri alle 9:30, 10 c'erano 19 gradi. Cioè, stava benissimo. Comunque allora, adesso ho appena finito di fare colazione, come avete visto ho utilizzato le proteine in polvere, spesso mi chiedete come utilizzarle, io le uso non come un'integrazione, cioè quindi delle proteine in più rispetto a quelle che mangio, ma come sostituti dell'albume, dello yogurt, secondo me sono veloci, buone, cioè buone, oddio, bisogna mascherarle bene. E insomma, cioè, fate così, soprattutto se avete lo shaker, sì, shakerano bene, non rimangono grumi, che quello è molto importante, se no fanno abbastanza cacare. Comunque mi devono arrivare le proteine in polvere di Bulk Powders e vediamo se comunque sono meglio di queste qua, della Decathlon. Ho preso gusto neutro, così non ci sbagliamo, così si possono mascherare bene, perché solitamente le proteine aromatizzate sono troppo, troppo dolci, cioè sono stomachevoli. Non so come faccia la gente a mangiarle. Vabbè, a parte questo, e tra un po' verso 10:30 andiamo ad arrampicata e se riesco vi faccio vedere qualcosina.
sono viva. Ultimamente arrampicata mi sta distruggendo e in effetti ho un po' di problemi anche a questo braccio. Non mi sono rifiatata bene settimane fa e mi sto portando dietro questo dolore che durante la settimana non ho, però ad arrampicata mi viene fuori se mi sforzo senza essere mascherata per bene. Questo mi sta demoralizzando un sacco, e a parte quello, comunque senza non fare cose già più complicate e difficili, e arrivo proprio, sono sfatta, cioè faccio fatica proprio a mangiare e niente, perché insomma non riesco a muovere bene le braccia. Comunque adesso sono le 2, sì, e sto preparando da mangiare pasta pomodoro, pasta di pomodoro. Sto cuocendo, ho cotto delle verdure al vapore, c'è proprio un contenitore che possono andare in microonde e fai la cottura al vapore. E poi io ci abbino la soia in scatola, questa qua che mi sta tenendo su poi la macchina fuori, questa qua che mi vedete sempre, un po' di olio, un po' di parmigiano e basta così. Sono state circa 10 minuti. Per cena abbiamo fatto una bistecca, insalata e pomodoro, pane.